Bene, grazie Fabrizio, grazie a voi di essere ovviamente presenti per questo momento che per me è un momento umanamente e politicamente molto importante. È un momento importante perché innanzitutto ringrazio Matteo Salvini, il gruppo Lega, il Consiglio regionale, la Lega Partito per avere in qualche modo voluto che potessi portare un mio contributo al movimento. Scelte di questo tipo sono scelte dolorose perché ovviamente lascio un pezzo della mia storia politica, di cui ovviamente ringrazio il Presidente Berlusconi, ringrazio Licia Gonzulli, cito lei perché negli ultimi tempi è quella che più di tutti ha lavorato vicino al gruppo consiliare ed è anche un'amica personale. Questa scelta è una scelta che ho maturato da tempo, per vari motivi. Il primo è evidentemente la volontà di Matteo Salvini di allargare i confini della Lega, di provare ad accogliere nel movimento anime che hanno rappresentato un mondo che in qualche modo sia a livello territoriale sia a livello generale contraddistinguerà in maniera importante il movimento, aprendosi all'area liberale, guardando le imprese, attivando referendum come quello sulla giustizia, inevitabilmente importanti e culturalmente molto vicini alla mia provenienza, e lo faccio anche personalmente per uscire da un'ambiguità, un'ambiguità in cui purtroppo il partito di Forza Italia, soprattutto nell'ultimo periodo, è un po' caduta, con una parte del partito che certamente guarda al centrodestra, in cui io mi riconosco, mi sono sempre riconosciuto nella mia storia politica, e di una parte che invece ammicca ancora oggi a contenitori neocentristi di dubbio aggancio al centro-sinistra. Le ambiguità non mi piacciono, mi piace essere chiaro, mi piace essere convinto delle mie idee, e quindi questa scelta maturata, condivisa, con convinzione, di appartenenza al centrodestra, di appartenenza ad un movimento che ha sempre creduto nel territorio, nella valorizzazione degli amministratori locali, delle realtà locali, modello in cui ho fondato la mia esperienza amministrativa prima che politica, mi ritrova in una casa nuova. Io ringrazio per l'accoglienza che c'è stata, per l'accoglienza che ci sarà. So che troverò tanti amici, fortunatamente ho avuto da sempre, anche da Presidente del Consiglio, buoni rapporti con tutti. Questo non può che aiutare e ovviamente mi metto a disposizione per quello che può essere il mio contributo, piccolo tanto che sarà, per far crescere questo movimento.